Salve a tutti ragazzi e bentornati su House Flipper. Oggi vediamo un po' cosa ci offre la mail. Avremo qualche lavorettino di home and garden da fare probabilmente. Ecco qua. Perfetto. Oh, abbiamo già uno qua che ci guarda, quindi vediamo un po' cosa c'è da fare. Allora, incarico ospiti non invitati. La signora Cassie vuole vivere in questa casa di legno con un bel camino e noi glielo daremo. Accettiamo subito. Quando acquisti e vendi ognuna delle case sbloccherai la possibilità di acquistarle più volte. Allora, incarico ospiti non invitati. La signora Cassie è nata e cresciuta in questa città, ma poi si è dovuta trasferire. Ora, dopo 40 anni, ha deciso di rientrare in questa casa. Babbiamo due camere perché imparerà a scrivere tanto. Allora, abbiamo due camere da letto e un bagno. La casa ha un bellissimo pavimento in legno nel soggiorno e nel corridoio. Con un lavaggio accurato dovrebbe ripristinare il suo antico splendore. Ieri abbiamo portato la vecchia scrivania di suo padre, che, secondo i desideri del cliente, deve essere ben adatta al design del soggiorno. Ben adattata. Questo mobile significa molto per lei. Inoltre, la signora Cassie piace molto cucinare, motivo per cui anche la cucina è in fase di ristrutturazione. Ok, quindi dobbiamo basarci molto sul discorso della scrivania. Intanto mi piace. Adesso, per curiosità, vediamo un attimo come dietro. Gigantesca. Con la doppia entrata. E noi entreremo da dietro perché siamo dei maledetti. Allora, vediamo un po'. Una camera con... Oh, che bello. Queste cose qua mi piacciono un sacco. Sono inutili, ma mi piacciono un sacco. Ok, cucina. E questa dovrebbe essere la famosa scrivania del padre. Questo è il camino. Ok. È un po' claustrofobica sta casa, però, eh. Apri tutte le porte perché veramente diventa... Ok, allora, mi sono già perso in sta casa. Che casino è sta casa, signori? Così, così. Ah, è un labirinto. Ok, no. Oh mio Dio, fammi uscire da questa casa immediatamente. Via, 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 voglio uscire. Via, 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 via. Ok. Era bella. Adesso sembra un incubo. Allora, entriamo dall'ingresso principale perché... Allora, non posso... Ok, questa esperienza sta già diventando inquietante. Apriamo la porta. Ah, proprio era questa! Cioè, ha la porta di casa che all'interno è uguale a quelle... Mamma, che casino. Ok, allora. Iniziamo col pulire. Intanto buttiamo questo. Oh, là! E abbiamo il camino. Allora, iniziamo a ripulire lo sporco. In modo da dare un minimo di... igiene. Dove sei? Ok. Questo. Abbiamo lo schifo qua per terra. Perfetto. Allora, vediamo un attimo se proseguire a ripulire. Sì, dai, ripuliamo tutto e dopo occupiamoci del resto. Qua non c'è niente da pulire. Qua ovviamente ci sarà qualcosa da pulire sicuro. Quindi via. Qua ho visto dello schifo per terra. Ci sarà dello schifo anche qua sopra. Presumo. Qua sulla finestra. Ok. Poi abbiamo da sistemare, chiudi questa porta, questa cucina che è veramente vergognosa. Abbiamo ripulito questo, ripuliamo questo. Ok, ci siamo. Vediamo un po' se abbiamo altro da ripulire. Bagno no. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Rimuovi i rifiuti. Che rifiuti ci sono? Aspetta, mi calcoli tutta la... No. Scusami, che rifiuti ci sono qua dentro? No. Ma... Non capisco dove sono i rifiuti. A meno che lui non calcoli come rifiuto il camino. Vediamo un po' se mi fa comprare un camino nuovo. No, non mi fa comprare un camino nuovo. Allora, partiamo con le cose che siamo sicuri. Tenda. Che non posso installare ovviamente perché c'è la scrivania in mezzo alle balle. Perfetto. Quindi non è neanche questo il posto della scrivania. Questa l'ha piantata qua. Sono arrivati i tizi del trasloco e hanno detto: bene signora, questa è la sua scrivania, a posto così. Ok, fatto. Poi dipingiamo coi colori nebbia. Ah, un attimo prima di dipingere però, che ormai il giochino lo sappiamo. Qua niente. Qua niente. Qua devo prendere la decisione, quindi non so di che colore vuole farmela fare.
colore bianco. Vediamo un attimo qui. Colore bianco. Ok, quindi sarà una L. E questa nebbia e nebbia. Allora, teoricamente con una M ce la caviamo. Con una M ce la caviamo, riusciamo a fare tutto. Però. E devo capire cos'è questo 33% di rifiuti. Allora, intanto facciamo questo, poi vediamo un attimo dove sta il problema. Allora, sì, lo so, è una cazzata aver messo prima le tende, poi... Scusa, l'ho coperta la scrivania prima di montarci sopra, eh? Non cominciate a fare a commentare che non porto rispetto. Non è vero, non l'ho coperta. Non mi interessa. Il problema cos'è? Che questa scrivania è veramente in mezzo alle palle. Ok. Ok. Finiamo di fare il nostro lavoro, per la quale saremo profumatamente pagati. Spero. Così, così, così. E così. E anche qua dietro. Perfetto. Qua dietro l'abbiamo fatto. Ok. Abbiamo 1, 2. E 1, 2. Perfetto. Ci siamo. Avanti. A sistemare qua. Perfetto. Sì, sì, ce la facciamo tranquillamente con una da... Con una M riusciamo a farla tutta, sia questa che l'altra. Ok, sì, tranquillissimi. Per una volta forse non andremo a spendere un sacco di soldi in vernici o in pittura murale. Allora. Ok, perfetto. Ops. Molto bene, arriviamo da questa. Quello che mi dà da pensare è se ancora quel 33% di rifiuti. Vorrei capire dove sono questi rifiuti, perché non ne vedo. Se il mio problema è quello, io non li vedo i rifiuti. E questa è pitturata. Allora, la prendiamo già direttamente e la mettiamo di qua. Perfetto. E finiamo di pitturare così. Poi mettiamo via il rullo e siamo a posto. Poi se ci avanza faremo anche... No, non è vero, se ci avanza. Lo facciamo già adesso perché... Allora, così, così, così e via. Perfettissimo. Perfetto, perfetto, perfetto. Non saprei dirlo in altro modo. Avanti. Così. Così. Poi abbiamo questo. Ma giusto giusto forse. Forse, perché vedo che inizia a calare un po' troppo. Non vorrei aver cantato vittoria prima del necessario. No, no. Ok, ci siamo. Ovviamente il primo, se non me lo dimentico, non sono io. Perfetto. Gli interni. I due interni parete. I due interni finestra, scusate. E soprattutto il... separe qui. Perfetto. E neanche male come colore. Questo non mi piace per nulla. Cioè, questo veramente non mi piace. Questo sgancio qua di colore. Che brutto. Vabbè, niente. Torniamo qua. Allora, compro oggetto. Qui cosa devo comprare? Fammi vedere. Una poltrona, due dispositivi, una... Vendi l'oggetto, porta interna veru bianca. Allora, vendi oggetto, porta interna veru bianca. Perfetto. Tu qui vuoi la cucina. Ma perché ho in mano il... Oh, ok. Fammi vedere soltanto un'altra cosa, perché sicuramente tu qui vuoi lo studio, vero? Ok. Ah no, questo è un bagno. Allora,
Facciamo la camera da letto, facciamo della camera da letto una lavanderia e un bagno, dividiamola in due parti, la parte più piccola sarà la lavanderia e l'altra bagno, costruiamo un muretto, ciò ridurrà la guardaroba ma fornirà un passaggio confortevole verso il bagno. Lasciamo decisamente queste due camere da letto nel caso in cui una famiglia arrivi per qualche giorno. È un bagno è abbastanza. Allora, qui abbiamo il bagno, che fa schifo, ma non dobbiamo toccarlo, quindi non è un problema nostro. Qui abbiamo un'altra stanza da letto. A me manca un bagno però, all'appello. Scusatemi, ma... questa è la porta che abbiamo visto adesso. Ah no, che stupido, questo è il bagno. Quindi questo è un bagno, io non vedo nessun'altra camera da letto, quindi opterei per tenere la camera da letto qui. Perché voleva ingrandire, voleva fare due bagni uno attaccato all'altro, non ha alcun senso. Non ha alcun senso. Quindi, quello che mi dà da pensare... Ah no, eccolo qua, dov'è? Tutto un... distruggi muri, costruisci muri. E tu vuoi che distrugga questa? Devo vendere... No, aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. Distruggi i muri. Quali? Scusami. Ops. Ok. Ah, quindi una volta che spacco il muro devo prendere... diventa così. Ok, qua di nuovo rimuovo i rifiuti che non li vedo. Allora, vediamo un attimo cosa vuole qua. Demoliamo l'intero muro, i mobili vicino al frigo sono sufficienti per la nostra cliente. Rimuoviamo solo la porta e usiamo il muro per appendere i mobili. Allora, io rimuoverei in effetti tutto il muro a questo punto con la porta e facciamo un grande open space. Però a questo punto questa non mi serve a niente. Lo usiamo come dispensa. Vediamo un attimo cosa vuole. Allora, dobbiamo rifare la cucina completamente. C'è questo. Qua ci serve un muro. Che potrebbe essere questo. O potrebbe essere questo in continuità. Non è così semplice. Attenzione, prendiamo questa decisione. Diventa difficile. Demoliamo l'intero muro, i mobili vicino al frigo sono sufficienti per la nostra cliente. Rimuoviamo solamente la porta e usiamo il muro per appendere i mobili. No, rimuoviamo tutto, dai. A questo punto è inutile tenere un mobile per niente, cioè un muro che non serve a niente, mi blocca... E qua dobbiamo aprire, c'è niente da fare. Scherzavo, ho miscliccato. Ok, guarda che bellezza, ho bisogno di stucco, stucco, mi ricorda qualcosa, in realtà si chiama gesso. Allora, hop, no, fermi tutti, metti piastra, io devo buttare giù questo muro adesso. Ma scusami, allora questa cosa mi serve? Ok, non riesco più a capire cosa devo fare. Ah, quindi costruisco i quattro muri. Ok, adesso... Madonna, che casino. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Allora, costruiamo i quattro muri. Mi ha fatto smontare i muri che non volevo smontare. Cioè, non erano i muri che intendevo io. Pensavo mi facesse smontare giù questi, visto che mi aveva fatto rompere questi. E invece no. Mi fa smontare questi muri. Che puoi smontare. Muri che tra il resto io ho pitturato. Ci terrei a ricordare. A questo punto presumo devo rompere anche quelli sopra. Allora,
Bene. Ciao. Ok. Ah, no, adesso me le fai prima buttare giù e poi me le fai costruire. Oddio! Vi voglio bene, sviluppatori. Sappiatelo. Avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. E perché adesso non posso più costruire il muro, scusami? Così, a un certo punto ha detto basta. Cioè, non c'era verso di montarlo, signori, eh? Dipingi coi colori nebbia. Adesso sono un po' pochi. Vabbè, proviamoci lo stesso. Mi è andata di culo che ce l'ho fatta, però questo me lo devi dipingere per forza e questo pure. Quindi qui anche. No, quello vuole bianco. Allora, vediamo un attimo. Sala da pranzo, poltrona. Beh dai, ci sta, abbiamo fatto la sala da pranzo. L'abbiamo collegata direttamente. Ok dai. Diciamo che va, diciamo, facciamo finta che vada bene. Allora, vediamo un attimo. Questo lo mettiamo qua. Rullo. Tanto questi li ha già fatti bianchi, quindi abbiamo la parete per fare quello lì col forno che abbiamo visto poc'anzi e quindi dovremmo esserci. Mi auguro. Ah, giusto, lo stucco. Ho chiamato anche gesso. Non capisco perché non mi faccio triturare lì, ma vabbè. Qui anche gesso, perfetto. Allora, avanti così, avanti così, avanti così. Questi sono già tutti pitturati perché me lo fa in automatico quando metto sul muro. Allora, facciamo questo. Gli interni tanto non me li calcoli, quindi vedi che me li fai pitturare senza nessun problema. E come gli interni, anche i pezzi sopra, giusto? Ok, ci siamo. Molto bene. Perfetto, questo, bene. Gesso. Negozio. Chiudi, gesso. Secchio di gesso, 28 euro per mettere praticamente niente. Cioè. Fatto, finito. 28 euro per queste due cose. Lo rivendo a 22. Ci sta. Così, perfetto, avanti. Sperando che in casa non ci sia altro gesso da mettere, perché sennò... Perfetto, direi che è pitturata, quindi siamo a posto. Vendi l'oggetto, perché? Era carina. Questo ti metto qua. Bene, allora, iniziamo subito con installare i dispositivi della finestra. Ok, tre di queste. Addirittura tre, perché tre? Ah, perché sono tre finestre, giustamente. Una, due e tre. Via. Uno, poi monta. Due e monta. E tre. E qui siamo a posto. Metti piastrelle da pavimento, pannello, pavimento scuro. Ok, spero che sia dello stesso colore perché sennò fa veramente schifo. Ovviamente non sarà lo stesso. Si accettano commesse, infatti. E questa è una cazzata perché mi avete... E io qui... no, però dopo mi smaroni qui. No! Perché mi fate queste cose? Perché? 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 Perché ovviamente, come sapete, gli sviluppatori odio, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera.
Allora, vediamo un attimo di ragionarci questa cosa. Set cucina con forno. Abbiamo facciate bianche, facciate acciaio, facciate faggio, amareno, cedro. Allora, set cucina da forno. Però facciamo la chiara olmo americano. Voi sapete che io amo l'olmo americano. Però nera così è bellissima. Allora, noi questa la mettiamo per forza qui. Cioè, questa va per forza piazzata su questa parete. Per forza. Per, a meno che non potrei piazzarla anche qui alla mia sinistra. Però vorrei capire un attimo una cosa. Olmo americano e nero. No, così. Oscuro. Nero. Vediamo un attimo. Nero, nero. Vero? Sì, nero, perfetto. Allora, ovviamente questo si mette qui. Si prova a metterlo centrato, sperando che me lo faccia mettere centrato, anche perché credo che questo sia troppo grande per metterlo qui sul lato. Vero? No, ci starebbe preciso, però mi perderebbe la logica. No, 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 no. Tu vai bene qui. Per intanto, poi vediamo un attimo come posizionarlo. Allora, qui abbiamo tutta la gigantesca linea olmo americano e legno nero. Quanti di questi che non ho guardato? Perfetto, uno solo. Così. Olmo americano e legno nero. Mettiamo qui. Perfetto, e due di quelli piccolini. Perfetto, olmo americano e legno nero. L'ho messo giusto? No, ho sbagliato di uno. Vabbè. Uno e uno, perfetto. No, non è perfetto, questo lo voglio di qua. Abbiamo due di questi uguali. Adesso qua inizia la follia del mettere le cose un po' così, in maniera che siano, diciamo, decenti a vedersi. Allora, questo per forza lasciarlo così, perché dietro c'è la presa. Non posso anche far finta che mi vada bene, anche se non è così. Mettiamo una cassettiera qui, mettiamo una, ok, così e così, così. Perfetto. Bene. Poi abbiamo armadietti, pensili, ripiani, che ovviamente metteremo in non c'è. C'è, sì, sì, c'è. Allora, uno lo mettiamo qua così. Per forza. Uno lo mettiamo qui nell'angolo. Aspetta un attimo, l'altezza. È altezza porta, quindi uno lo mettiamo qui così. Uno me lo devo, ma mamma mia, la prospettiva me lo fa risultare veramente più piccolo. Infatti è anche più alto. Ok, e questo non mi piace, però qua così posso metterti qua sopra? Sembra fatto apposta. Magari lo sposto un attimo. Posso far finta che sia un mobiletto qua appoggiato? Ok, mi sta bene, mi sta bene. Ok. 20 piastrelle. Allora, ovviamente così, col bianco. Foschia della foresta, grigio, bianco, va benissimo il bianco perché era bianco. Ovviamente sono 15, quindi devo prenderne due per forza. Maledetti. Allora, partiamo da qua. Sbedebem. 210, perfetto. E poi a questo punto monto su, perché altrimenti faccio un casino. Li mettiamo qua, 18. 19-20. E questo, perfetto direi. Ottimo.
Questo qui mi sembra abbandonato a se stesso però adesso. Beh, vediamo un attimo. Abbiamo una K da caccia. E cosa me ne faccio di questa, scusatemi, ma... Ok, si pone una domanda. Cosa me ne faccio di una K se non ho un luogo dove metterla? Non capisco. Mi sfugge l'utilizzo di quella K. Mi urta tantissimo anche questa piantata qua così. Allora, vediamo un attimo. Allora, questo lo... vediamo se riesco a posizionarlo come voglio io. Così, così. E niente, questa... non posso girarla, vero? Nope. Allora, questa la mettiamo sopra lì. Cosa devo farci? Lampada alogena, K acciai. Non capisco la K. Cosa cavolo me ne faccio della K se non ho un... non nulla da per cucinare, zio Billy. Cioè, non ho nulla dove poter cucinare se non il forno che è posizionato lì. Cosa me ne faccio? Cioè, cosa me ne faccio di questa cosa qua? Cosa me ne faccio? Cosa cavolo me ne faccio? C'è soltanto un'altra cosa da fare a questo punto. Mi odierete tantissimo, ma... vediamo un attimo. Negozio, via. Questo è Mobile Glen. Mobile Glen. Mobile ad angolo. Olmo. Nero. Ok. Se io questo lo prendo, lo metto qua. Lo posiziono qui in qualche maniera. Allungo. A questo punto qua devo andare a spendere un po' di soldini io per poter fare un lavoro fatto bene, con tutti i crismi del caso, come dico sempre. E ho fatto bene anche a mettere questo, lo spostiamo qua intanto, questo lo spostiamo qua perché non ho preso le misure, tutto lì, eh. E infatti vedi, lo spostare un pelo di più. Facciamo un lavoretto fatto bene per la nonna qua, che dopo 40 anni torna alla sua vecchia casa e dice: ehi, ma che cazzo? Allora, così. Così magari mi c'entra anche meglio la... eccolo qua. Il lavandino. Perfetto. Così va benissimo. Questo lo giriamo e lo mettiamo qui. Così. Perfetto. Anche se mi fa schifo il fatto che non posso... dovevano farlo... come si dice? Ad angolo. Ma vabbè, fa lo stesso. Mettiamo... no, c'erano i cassetti, volevo. I cassetti ne mettiamo uno qui. Sì. Ok. Questo lo spostiamo qui. Mettiamo i cassetti qui. Ah no, che rincoglionito! Che rinco che sono. Eccola qua la cucina, dov'è? Imbecile. Eccola qua la cucina. Ci sta lo stesso comunque, non è che ho fatto proprio una cazzata. Anzi, forse gli do quel punto vita in più che mi piace. Allora, così. Cassetti. Vi piazzo qui. Così, questo è centrato. Se ci sta questo sono contento, altrimenti ciccia, non è un problema. Ci sta, va che bella che viene fuori. E a te prendo, ti giro, ti piazzo qua. Ti metto qui così, con questo qui. Alla faccia della cucina, nonna, guarda che lavoretto che ti ho fatto. Bella, mi piace. Piace anche a me questa. Perfetto, luci. Dov'è la chiara? Cavolo, anche bella illuminata. Che vuoi di più della vita, nonna? Nonna. Perfetto. Questo colore fa schifo. Vabbè, comunque sia, contenta te, contenti tutti. Tenda chiara volgibile.
così. Resumo. C'è voi la tenda e altre tende? Ok. Degustibus. Contenta te. Perfetto, una. Via. Due. Hoppla. Monta. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Monta le tende. Allora. Uno. Due. Tre. Quattro. Sbadabam. Tavolo classico per sala da pranzo e cucina. Perfetto, allora ce l'abbiamo in home americano, perché ormai in questo video è il nostro live motive. Lo mettiamo centrato e le sedie le mettiamo a 2-2. Sì, non lo so, lo so, sono a 2 mm fuori dalla... Ma perché la poltrona? Oh, contenta te, ti metto la poltrona. Però allora il tavolo lo giro. Quattro poltrone, cioè questi mangiano in poltrona? Ma vabbè, ma che senso ha mangiare in poltrona, scusate. Ma... ok. Ripeto, de gustibus. Vuoi mangiare in poltrona, mangia in poltrona. Uno, due. Forse però converrebbe a questo punto spingerle un po' più indietro queste poltrone. Tre. E 4, giusto? Sì. Le spostiamo proprio in dentro anche queste. E il mio problema era che non sapevo se ci stavano. Tu, 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 tu. Tum, tum, tu, tum. Ancora di uno. Perfetto. E perfetto. Siamo già budget fuori, ovviamente, perché ho comprato quel pezzo di... cosa? Allora, a te ti rimetto qua. Così sei contenta. Poi, luce, chiudi la porta, vernice, qua. Allora, abbiamo un divano, una poltrona, un tavolo. Volete mettere sempre troppe cose. Neutro, assolutamente neutro ci serve. Allora, questo lo mettiamo qua. La poltrona. Neutro, ovviamente, la mettiamo qui nell'angolo girata. Qui così. Ok. Due poltrone, ovviamente, perché una sola? Giusto per rompere, vero? Fastidio, pessimismo e fastidio, ste cose. Allora. Intanto ti metto qua, poi vediamo. Armadietto Hermes in home americano. Allora potremmo metterlo qui, vedere se c'è altre cose da metterci sopra magari. Tipo una pianta. Ma la pianta sarà gigante, vero? No, ci sta. Ok, ho già capito una cosa. Ma te ti piazzo qua. Bene, poi. Questo non mi ricordo che colore era. Ho visto che devo fare il bianco qua, quindi probabilmente è questa. No, è questo il bianco. Allora, questo è il bianco che utilizziamo. Questo qui è il verdino schifo che buttiamo. Perfetto. Ok, adesso abbiamo recuperato un po' di spazio. Allora, divano lo mettiamo qui, sotto la finestra. Bene. Le poltrone le mettiamo una qua così, leggermente in te. Allora questa la sposto un attimo più in qua. Perfetto. Posizioniamo un'altra pianta, magari la mettiamo qui sul davanzale. Hoppla, ho detto davanzale. Non posso metterla sul davanzale perché è gigante, vero? Angolino. Ah, ormai siamo esperti anche degli spazi. Lampada elegante. La mettiamo qua vicino alla pianta.
Perfetto, questo lato qua mi sembra un po' smorto, quindi prendiamo questo quadro qua gigante, lo mettiamo qua così. Perfetto. Abbiamo le due lampade a tubo che sono piccoline, quindi dove cavolo le mettiamo queste? Sopra il camino? Allora, così e così. Per intanto, anche perché probabilmente resterà così. Bianco, crema, marrone scuro. Crema, no, devo tenere il crema. Lo posizioniamo qui. Che perché sennò uno entra e si becca bam, secco contro il nostro simpatico tavolino. Questo lo giriamo un attimo così. Nonna, sappi che la tua casa mi fa veramente schifo, perché è veramente brutta. Ma brutta brutta, cioè più che altro è l'arredamento che fa schifo. Questo lo spostiamo qui. Ok. Il divano. L'unica... Bene. Ok, sappiamo già cosa... da dove provenivano questi strani pipistrelli? Hanno fatto nido nel camino. Accendere il camino ha fatto uso di molto tempo. È stata una grande idea. I pipistrelli spaventati cercano l'uscita del camino. Hanno lasciato cadere massa di fuligine. Almeno ora ne edificheranno altrove. Vaffanculo, devo ripulire tutto, vero? Siamo obbligati a comprarne uno nuovo perché la vecchia ne voleva uno. Quindi ripuliamo tutto. Spostiamo le luci. Vendiamo questo. Ma saranno questi qua? Aha! Vigliacco. No, arancione. Blu marino. Nero, va benissimo questo. E adesso questo è più alto, vero? No, va bene uguale. Ok. È solo perché lei lo voleva al... lei assolutamente voleva il camino, quindi... Se la domanda è questa, dove cazzo le metto? No. Vabbè, le mettiamo qui intanto. E probabilmente resteranno qui perché non vedo un altro posto logico dove metterle. Se a meno che non metto un tavolino da qualche parte, come la pianta non posso metterla lì perché altrimenti mi si brucia. Questa potrei metterla qui in mezzo, ma non avrebbe senso. Sì, è il solito discorso degli arredamenti che fanno schifo. Vabbè, diciamo che è più lungo del previsto. E quindi questo non mi piace. Questo dobbiamo farlo. Il bagno è sistemato, ci mancherebbe questa camera da prendere una decisione e questa camera da sistemare. Ma direi che per questo episodio noi ci possiamo fermare qui. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, di iscrivervi al canale, attivare la campanella e non dimenticatevi di passare a farmi un saluto su Twitch e il giovedì venire in live qui che portiamo l'espansione del DLC ed anche il resto del gioco, quindi passate a trovarmi. Buon game a tutti ragazzi.